non da podio, ma sicuramente da Oscar, la Meloni che a Caivano ha reso pan per focaccia a De Luca. Guardate qui. Presidente De Luca, la strozza della Meloni, come sta? Benvenuta, bene, grazie. Di saluto. Le è bastata una battuta così a sorpresa per ammutolirlo e lui in casa sua, zitto, pietrificato. Brava Giorgia! Ma veniamo al nostro podio, al terzo posto, Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, oggi candidato PD alle europee. Sentite le sue ultime uscite pubbliche. Elly Schlein si sarà sicuramente pentita di averlo messo in lista. E già, prima il no all'invio delle armi in Ucraina. Poi la sparata contro l'aborto, che dice non è un diritto, una vera bestemmia detta in casa della sinistra. E infine, e questo è degli ultimi giorni, l'attacco alla NATO. Parlando della strage di Rafah, ha detto che bisogna togliere il sostegno ad Israele, non rifornendo più gli arsenali, ma soprattutto ha suggerito di sciogliere la NATO. Una buttata dal sapore prettamente elettorale che però ha imbarazzato pure l'ultra pacifista Elly Schlein. Ma come si fa a pensare di sciogliere la NATO in un momento storico come questo, dove in Europa infiamma la guerra e la NATO da 70 anni ci protegge? Al secondo posto troviamo proprio Elly Schlein. Da imbarazzata a imbarazzante. È andata in nave in Sicilia col traghetto e si è messa a fare lo spot contro il ponte. Un'opera dannosa, anacronistica, ha detto. Guardiamo il video che è meglio. Quanto sono vicine le sponde della Calabria e della Sicilia e quanto breve è in realtà il tragitto che stiamo per fare su questo traghetto. Peccato che il problema non siano i 20 minuti di aliscafo tra Messina e Villa San Giovanni, ma tutti i disagi che precedono e seguono la traversata. Attese infinite all'imbarco, code chilometriche, per non parlare poi del caro biglietti per imbarcare la macchina. Provi a dire agli automobilisti in fila, soprattutto in estate, che ci vogliono 20 minuti per arrivare in Sicilia. Ne servono almeno tre ore e mezzo, perché d'estate è un inferno. Soprassediamo. Passiamo piuttosto al primo classificato del podio, Roberto Saviano, finto escluso alla fiera di Francoforte e soprattutto finto martire. Sono fiero di non essere stato invitato alla fiera del libro di Francoforte, ha detto. Nella lista di Mazza non ci sono, l'ha detto lui stesso, ha cassato il mio nome. Ma quale ostracismo? Ma dove sta scritto che Saviano deve andarci a prescindere? Peggio di lui c'è forse soltanto il partito degli intellettuali. Chi sono? Beh, devo andare a leggerli. Sandro Veronesi, Paolo Giordano, Francesco Piccolo, Antonio Scurati, quelli del non va Saviano e allora non andiamo neanche noi. Ebbene, non andate. Nessun problema, stiano pure a casa. Nessun interesse da parte loro di promuovere la letteratura italiana. L'unico obiettivo è attaccare il governo in carica e far parlare di sé. Una pena.